Il tempio, il luogo di culto più grande del Medio Oriente, era ritenuto nel Vangelo il luogo del potere dell'istituzione religiosa. I giudei, il cui termine non indicava il popolo, ma i capi di questa istituzione, i sommi sacerdoti e le guide, esercitavano il loro potere sul popolo con leggi religiose e richieste di offerte. Questo permetteva loro di ottenere dei benefici in termini materiali. Ma per continuare ad ottenerli era necessario che il popolo fosse sempre tenuto schiavo e nell'ignoranza. Insomma, il popolo doveva sempre credere che Dio era nell'alto dei cieli e che per potervi accedere dovevi fidarti dei suoi rappresentanti, che ti concedevano l'accesso a determinate condizioni. Chiaramente, interpreti dei voleri di Dio, le guide religiose e politiche pilotavano il popolo come meglio credevano loro. In questo contesto si situa l'arrivo di Gesù nel Tempio, che compie un gesto profetico. Il costruirsi un flagello per colpire richiamava l'immagine nell'Antico Testamento del Messia che avrebbe cacciato i peccati e i peccatori, purificando il tempio. Ma Gesù non è venuto per ripulire il simbolo dell'istituzione religiosa, Gesù è venuto per abolirla del tutto. La presenza di Dio in Gesù comporta chiaramente molte conseguenze. Se Dio è in Gesù, allora Dio abita dove lo si lascia entrare, Dio abita nel cuore dell'uomo, che diventa il vero santuario della presenza di Dio, la vera Chiesa. La presenza di un tempio, segno visibile del potere religioso, non ha quindi più motivo di esistere, perché l'uomo, grazie a Cristo, può riconoscere la presenza di Dio dentro di sé. Se noi siamo il santuario di Dio, non abbiamo bisogno di offerte o di riti per elemosinare il suo amore e la sua misericordia, perché queste sono già dentro di noi. Se Dio è in noi, ne consegue che il vero peccato è quando non siamo coerenti con quello che noi siamo. Se siamo la casa del suo amore, siamo chiamati a comportarci di conseguenza. Non è per niente sufficiente andare in un luogo di culto per sentirci a posto. È necessario che noi Chiesa andiamo verso il prossimo, così come Dio ha fatto con noi. Gesù apre le gabbie delle pecore e dei buoi. Nel Vangelo essi erano il simbolo del popolo che veniva sacrificato all'altare del benessere della casta religiosa. Per questo Gesù li libera. Oggi è impensabile che una istituzione religiosa tenga legate a sé le persone, facendole credere che possono essere gradite a Dio solo se obbediscono a leggi opportunamente confezionate da chi ne capisce di religione. E cercate di capirmi. È impensabile in nome di Dio stabilire quanto amare, chi amare e per quanto amare. È impensabile in nome di Dio consegnare patenti di santità alla gente solo se rispettano determinate regole. Concedere il corpo di Cristo come premio a chi ha fatto il bravo. In definitiva, è un sacrilegio avere la pretesa di entrare nella coscienza dell'uomo, che è il vero santuario della presenza di Dio, e farla da padrone. Il gesto di Gesù di liberare le colombe è anche significativo. La colomba che da sempre rappresenta lo spirito di Dio deve essere libera. Non si può tenere a bada lo spirito e non si può dire allo spirito dove deve andare a soffiare. La rivoluzione che Gesù è venuto a portare fa paura, perché spodesta l'istituzione religiosa da un trono che solo Dio può occupare. In sintesi, il sacerdote, la guida religiosa, è licenziata e mandata a casa, perché Dio ha decretato che il luogo dove vuole abitare, è l'uomo stesso. In questo ha senso la frase di Gesù: distruggete questo santuario e in 3 giorni lo riedificherò.
Non è facile accettare questa rivoluzione e non è facile accettare questo Vangelo. Non è facile per le istituzioni religiose perché vedrebbero perdere il potere che hanno sugli altri, perché significherebbe rinunciare ai numerosi benefici materiali derivanti anche da appoggi politici. Non è facile per un popolo da sempre abituato a non fare un passo senza che ci sia l'approvazione del capo religioso di turno. Eppure il sogno che Gesù è venuto a portare ci libererebbe tutti da tante schiavitù. Dio vive nell'uomo senza bisogno che l'uomo faccia qualcosa per meritarselo. Amare e donarsi è la conseguenza di questa verità, cioè che Dio vive nell'uomo. E l'unica cosa da fare per essere riconosciuti figli di Dio e suo tempio è proprio questo, è amare e donarsi. Le leggi sacre, liturgiche, filosofiche, canoniche hanno solo il pregio di fornire un aiuto pedagogico all'uomo che desidera sentirsi figlio di Dio. Ma quando tutte queste leggi dividono fra loro gli uomini, creano buoni e cattivi, o peggio, sono motivo di pregiudizio e di guerra e di divisione, allora pensiamo a quello che ha fatto Gesù nel Tempio. Non sei figlio di Dio se vai nella sua casa, sei figlio di Dio se diventi tu la sua casa, nei pensieri e nelle azioni. Buona domenica.